Ragazzacci e ragazzacce, era un crimine punibile con qualche legge sicuramente non uscire oggi con questo sole. Siamo a gennaio, 15 di gennaio, e cioè c'è un sole pazzesco, una temperatura spettacolare qui a Roma, e quindi dovevo uscire, anche se ho il giacchetto normale, non ho paraschiena, non ho scarpe adatte, non ho i pantaloni adatti, ma ragazzi non si poteva fare altrimenti. Quindi oggi farò quella che si chiama Via dei Laghi, che era la strada dove appena presa la moto 23 anni fa usavo per fare un po' di pratica. Io ho controllato le pressioni delle ruote, da libretto dice che davanti deve stare a 1,5 e dietro a 2,25. Voi per esempio che usate, le pressioni indicate dal produttore delle gomme o della moto? Il produttore delle gomme, sono andato a vedere sul sito, per le Trial, contiene dal Trial Attack 2, consiglia di andare a vedere le pressioni del veicolo, che è quello che ho fatto, 1,5 davanti, 2,25 se stai in solo, ma così bassa davanti. Ma speriamo che non stallona. Guarda, guarda i paninari come fioccano. Ah, che bello. Sta cosa che a Roma si mangia dappertutto e a qualsiasi ora è sempre stata una gran goduria. Fortunatamente c'ho questo giacchetto della Carinzia che, oh, è una stracavolo di bomba. Non passa assolutamente nessun tipo di vento. Freddo zero. Se ci avesse protezioni sarebbe il mio miglior giacchetto da moto. Che fate qua? Vediamoci dai guai, no? Ok, mi sa che a breve bisognerà fare la frizione a sta moto, eh? Perché nelle accelerazioni repentine un po' slitta. Questa è Casa Bianca, che non è Casa Blanca, quindi se venite qua a operarvi non ve lo fanno, sappiatelo. Penso proprio che ho fatto un vero, un acquisto giusto, oculato. Ora vedremo quando la porterò in off, ma insomma ho visto dei video su YouTube che mi fanno gran ben sperare. Ci fanno certe cose, pure i single track ci fanno con questa. E poi ragazzi, con queste moto si sono sempre fatti i fuoristrada, quindi non è che i fuoristrada sono cambiati perché siamo nel 2024, sono solo cambiate le moto. Magari con quelle nuove li farai meglio, ma mi sembra solo marketing. E quindi questo è ufficialmente il primo giro con questa ragazzaccia. No, non mi salutano più perché ho una moto Venture. Oh, la prima curva, mamma mia come l'ho cannata. Allora io direi che gira la moto e non io. Bello, dai, è sembrata abbastanza stabile, che sono fatta piano. Ma ragazzi, io mi sono comprato sta moto anche per andare piano, per gioire e godere del paesaggio, mica si può sempre correre. Paesaggio, vi porto a vedere questo lago, che robetta, ragazzi, guardate che spettacolo. Sì, era un crimine contro l'umanità non sfruttare questo sole incredibile, mamma mia. Non potete sentire quanto è caldo addosso, ma spettacolo. Comunque la protezione all'aria è buona, perché comunque se io apro la gamba sento che il vento c'è, che è freddo. L'unica cosa è che io, che ho il culone, ho i fianchi talmente larghi che devo dimagrire. Come faccio il GS, o dimagrisco. Bello asfaltino, tutti a piagne, Roma Roma Roma, e poi insomma davanti io avverto sempre una bellissima sensazione di controllo, ma è facile che uno si fidi e poi sbam, poi io mi chiamo pure, come avete visto, io so, e poi lo faccio uguale e poi me ne pento. Potrebbe essere pure qualche posto per entrare a fare un po' di off-road non autorizzato qua. Però qua ci giocavo, soffite!
hanno fatto una bella cosa mentre stato d'odore, perché io qua ci ho visto certi botti da panico. E continuiamo sull'SP217. Fai il bravo. Bip bip. Accompagno pure un po' col posteriore, perché cosa che con la mia non sono abituato a fare. Beh, questa la devi guidare, che la moto scende e tu no, vedi? Così la senti proprio. Però capito, la mia tendenza è quella di piegare. Bello, bello asfalto. Brava regione, qua ci andavamo a fare le castagne. Traffico, guarda che bello! E giù ci sono anche le montagne innevate. Bella, rifatto l'asfalto, è caruccetta, si può fare. Se te trovi dei calcoli renali e ti viene in mente che forse qualcuno te l'ha gufata, sappi che non sono stato io. Vedremo solo questa rotatoria di Velletri, perché io risalgo. Vediamo come se la cava in salita. Dai che riesco a farmela. Bello. È stabile, cavolo, è molto stabile. Molto male, voi dite molto bene, invece no, molto male, perché finisce che corro pure con questa. Devo fare un triciclo, devo fare sì, un po' di spazio aperto, due curve come Cristo comanda, non esageriamo col gas. C'è un po' di on off interessante, eh? Guarda quel testa di cazzo maledetto, tutto dall'altra parte. Porca miseria, arriva uno con la moto, se lo pigliava in faccia. C'è troppo traffico qui vicino a Roma. Signora, non si preoccupi, non si impanichi, non ci incischi. Vada! Un inaspettato comportamento in mezzo alle curve, molto appropriato, pure troppo. Io volevo andare piano, giuro, signora gente, giuro, io volevo andare piano. Dance. Se qualcuno di Roma che fa, diciamo, enduro tranquillo, insomma senza cose troppo difficilotte, e mi vuol contattare, io sono ben disposto a farci una bella uscita e provare a mettere le ruote di Diocleziana nello sterrato, nel fango, magari non queste ruote. Where is my fucking panino? Salve algoritmo di YouTube. La parola appena sentita non è per nulla un parolaccio. Qua arriva uno a tutta gallara. Vai caro. Indovina chi sta scritto al matita. E la madonna, qua sta alle poste proprio. No. Ah, comunque ragazzi, ho cambiato le frecce. Peccato che il bel vedere non sia agibile. Tanta roba.
nel frattempo sono arrivate due moto che volevano sfigurare nei confronti della mia, chiaramente. Quindi adesso scenderemo da questo lato qua che ci porta giù e andremo dall'altra parte dove c'è il bar, diciamo, dove i motociclisti romani d'inverno vanno a prendere il caffè, e ci andiamo a prendere il caffè pure noi. Con queste immagini del sole che cala sul lago, io vi saluto e vi ringrazio di aver visto questo video. Chiaramente questo giretto è stato un giro conoscitivo della moto che consiglio di fare anche a voi qualora compraste una moto, diciamo, datata. Quindi cominciare a fare dei giretti sempre un po' più lontano per valutarne l'affidabilità e le capacità ciclistiche. Comunque mi ha stupito. Per l'affidabilità, beh, il prossimo video scoprirete una cosetta. Se non volete perdervelo, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!